A proposito di crisi occupazionale, non risparmia ovviamente neanche la provincia di Venezia, nonostante siano molte le piccole imprese che operano sul territorio. Allora, quali le possibili soluzioni? Ne sentiamo alcune in questo servizio. Le cosiddette microimprese sono il 97% delle aziende private del veneziano e impiegano più del 60% degli occupati della provincia, ma nonostante ciò nemmeno questo territorio si salva dalla crisi economica. Anzi, proprio così, abbiamo registrato in questi ultimi 2 anni un aumento della disoccupazione che tocca quasi il 6% ormai. E allora come uscirne? Innanzitutto si pensa ad un miglior rapporto tra offerta formativa e imprese, ma non solo. Spesso gli orientatori sono autoreferenziali e non sono attenti alle opportunità, alle possibilità del territorio e alle esigenze e alle aspirazioni dei ragazzi. Bisogna lavorare molto su questo settore. Sono chiamate in causa anche le associazioni di categoria. Che loro ci devono dire quale futuro e in quale settore nei prossimi mesi si prevede una ripresa. E noi istituzioni dobbiamo cercare di aiutare questo processo appunto con le nostre scuole di formazione e la provincia può essere attiva in questo. Non ultima, la questione Porto Marghera, che a detta degli esperti può dare grandi possibilità di impiego, però. Bisogna sbloccare la partita delle bonifiche che è incagliata a livello centrale, a livello romano, e quindi cercare un tavolo degli enti locali, comune, provincia e regione, che trovi delle nuove soluzioni per rimettere in moto un meccanismo che comunque è fermo.